Come sono il parcheggio al lago Paluando? Ma non è il parcheggio, è la riserva. Voi ridete, poi spingete fino giù. Vedete? Ma io sto guardando te, ma devo guardare dietro. E come faccio da lì? Vai dritto e poi la fai retro. Sì. E poi... Anche, scendi la macchina e dire, guarda che non è difficile. No, no, no che non è difficile, ma poi esco? Sì. Prendiamo una decisione. Il panico. Ah, e quindi sto ritornando dove siamo stati tutto prima. Sì, silenzio. Ho visto male io a passare queste due macchine. Che ce la fai? Che macchina c'ha? Ce la fa? Io non riesco più neanche ad uscire. Guarda, sterzare dove? Vedo del sudore sotto le ascelle. Sei teso? Girare dove? Girare dove? Raccontami un attimo come è andato questo parcheggio. Ok ragazzi, vi ricordate quando nell'altro video nel lago Palù vi dicevo che ero fuori allenamento? È una palla, perché puoi essere allenato quanto vuoi, ma comunque il pezzo iniziale ti mette di una difficoltà, di una pendenza che ti devi concentrare sulla tua respirazione. E devo dire che a parte 141 battiti, ci siamo quasi, e il percorso è stra mega bello. In estate è ancora meglio rispetto all'inizio ottobre. In ogni caso il rifugio qui, proprio di fronte al lago, è chiuso. Però poco prima di iniziare il tragitto ci sono due rifugi dove potete salvarvi in corner se vi siete dimenticati il cibo. Drifting on its contents. Quello che volevo dirvi è che ci sono due metodi, una a piedi e poi c'è anche la seggiovia. Parte da San Giuseppe, che è l'ultima località prima di Barchi, altrimenti dalla chiesa di Valmalenco. E poi si può salire ovviamente in bicicletta e tra poco siamo in cima. Recognized this old familiar look. Even when sobriety's blurring my sight, you show up again and ask your man, how will it end? Cosa ne pensi di questo lago Palù? Mi piace anche d'estate, devo dire la verità. Sono venuto solamente in inverno, solo che mi viene voglia di buttarmi proprio da qua. Lo vedi? Cioè, è troppo bello. Che figata, anche la casetta là in fondo, cioè. Da Piero Angela e Luca. Ho preso un sasso. Questa è la fine. Ragazzi, il giro al lago Palù è finito, spero che le cose che vi ho fatto vedere oggi vi siano piaciute e ci vediamo alla prossima avventura.